sono Silvia della cooperativa Il Trifoglio e principalmente come soci siamo due aziende che si occupano dell'allevamento e in particolare Il Trifoglio è nato proprio per cercare di commercializzare i prodotti di queste due aziende che sono Fiore Silvia e il nostro socio che è Silvano Galfione. Allora, noi siamo delle aziende certificate biologiche e alleviamo bovini, ovini e caprini. Inoltre, durante il periodo estivo pratichiamo l'alpeggio sui pascoli della Val Cenischia, a Barcenisio noi e il nostro socio Silvano nella valle Valchisone, Perrero, Maniglia. E quindi per la maggior parte dell'anno i nostri animali sono all'aria aperta e pascolano erba principalmente. Abbiamo una discreta produzione di formaggi che vanno dai formaggi freschi come la mozzarella, scamorza, stracchino, ricotta, robiole, tomini freschi, a dei formaggi molto più stagionati che sono la classica toma piemontese, la nostra particolarità è la toma tre latti, che è la toma che viene prodotta mischiando appunto i tre diversi tipi di latte, vaccino, caprino e ovino. E riprende un po', diciamo, anche delle antiche lavorazioni, in quanto una volta i margari, avendo diverse tipologie di animali, anche per economizzare le lavorazioni, mischiavano tutti i latti insieme per produrre un unico tipo di formaggio. Ed è un formaggio che ha riscosso particolarmente successo, perché miscelando questi tre latti viene fuori un prodotto molto particolare come sapore, come intensità di sapore. Anche gli amanti, diciamo che i non amanti del latte di capra e di pecora, in questo modo riescono a degustare un formaggio che non ha dei sapori troppo intensi, diciamo. E a volte arriviamo anche a stagionarlo un anno ed è ancora un prodotto validissimo, anzi, il suo sapore si accentua. Il parmigiano di capra riprende la tipica lavorazione del grana, anche perché noi facciamo sia il grana a latte vaccino e poi allora abbiamo pensato di ripetere la stessa lavorazione solo col latte di capra ed è nato, diciamo, il parmigiano di capra, che è un prodotto anche con un sapore molto particolare, molto delicato. Come capi bovini abbiamo una settantina di capi di razza tarantese, che è una razza tipica delle Alpi al confine tra la Savoia e l'Italia ed è una razza molto rustica. Per quanto riguarda gli ovini abbiamo circa 300 capi di razza incrocio e i caprini anche abbiamo sui 300 capi, anche lì sono tutti incroci. Di vacca, quando siamo al massimo della produzione, arriviamo sui 300 litri al giorno e tutto il latte che viene munto viene trasformato in formaggio. Non essendo degli allevamenti intensivi, non pratichiamo né oscuramenti, né fecondazioni artificiali, soprattutto sugli ovini e sui caprini, ma tantomeno sui bovini, in quanto abbiamo appunto utilizziamo la rimonta naturale. La distribuzione avviene principalmente in piccoli negozietti della zona o negozietti affiliati alla cooperativa nel comune di Torino. Una discreta parte viene anche utilizzata da ristoranti e birrerie. Durante l'estate facciamo un piccolo mercatino estivo dove smerciamo la maggior parte dei nostri prodotti. Lo facciamo tutte le domeniche sulla statale del Moncenisio, più precisamente nella piccola frazione di Barcenisio. Per noi è basilare il benessere animale e quindi i nostri animali vengono tenuti per quanto più possibile al pascolo, anche prima nei pascoli qui in pianura,
per poi essere trasferiti appunto nei pascoli montani durante l'estate. E questo sicuramente è un valore aggiunto sul prodotto finale, perché animali che possono ancora accedere liberamente all'erba e movimentarsi senza essere obbligati a rimanere in una stalla, direi che è la cosa migliore per gli animali e anche per il prodotto finale, in quanto mangiando erba le proprietà organolettiche che ha l'erba sicuramente sono migliori di tutti quegli animali che vengono alimentati nelle stalle intensive. Il poter comunque muoversi liberamente e vivere all'aria aperta sicuramente giova anche dal punto di vista sanitario agli animali, e quindi si riduce notevolmente tutti i problemi in stalla, dalle mastiti alle zoppie e tutte le problematiche che comporta comunque un allevamento intensivo. Vi invito a venire a assaggiare i nostri formaggi. Noi ci troviamo in Carignano, in frazione Gorrea 29. Invece d'estate potete venire a trovarci sui pascoli all'alpeggio Pravareno, in frazione Barcenisio, l'ultima borgata diciamo italiana prima di raggiungere il confine francese.